L'avventura all'estero è iniziata un po' per caso, un po' per necessità. La crisi crea anche opportunità e quindi forse se prima, parlando dell'interior, un appartamento lo facevi a Lissone, per fare un esempio, e quindi era vicino. Quando quell'appartamento a Lissone non lo fai più, magari lo fai a Kuala Lumpur facendo 15 ore di volo, va bene. Questo però dà delle grandi opportunità di imparare, perché per me andare all'estero vuol dire imparare. Io imparo anche in transito in aeroporto, ormai li conosco tutti bene e devo dire che noi andando all'estero siamo carichi di aspettative, noi, ma anche le persone che ci incontrano. È una responsabilità, perché siamo incaricati di non deludere queste aspettative che il cliente ha nei confronti di un architetto o di un designer italiano. La cosa importante per non deludere queste aspettative è non pensare di avere dei valori assoluti da trasmettere, quindi arriva l'architetto e fa con un gesto una magia e tutto va bene, no, con grande umiltà bisogna andare, capire, perché è diverso. Io la cosa che mi ha fatto capire quando, la prima volta che sono andato a Shanghai, e ho capito che tutto era diverso in un gesto. Siamo arrivati eravamo in aeroporto e ho chiesto a che livello fosse l'auto. Mi hanno detto al 3. Io ho detto 3 e mi è stato risposto 3. Perché in Cina 3 si dice così, si fa così. Quindi vuol dire che con poco si può cambiare tutto, già con le 5 dita della mano. È la stessa cosa vista da un punto di vista diverso ed è magia, questo è. Secondo me è, intanto la prima cosa è grande umiltà e cercare di capire veramente chi si ha di fronte. Questo è il primo consiglio che mi sento di dare. E poi capire veramente la cultura, perché io sto lavorando, ho iniziato con Dubai, adesso sono in Cina, a Kuala Lumpur, e ogni volta c'è qualcosa di diverso che va coniugato. Quindi per fare goal dobbiamo capire chi è il nostro interlocutore, ma è che è la cosa più semplice. Quando io disegno qualche cosa per un'azienda italiana è diverso quando disegno qualche cosa rispetto a quando disegno qualche cosa per un'azienda svizzera. È diverso l'aspettativa, le necessità, e quindi bisogna rispettarle. Questo è, diciamo, il consiglio. E poi non avere paura e provare. Io forse ho aspettato un po' e adesso sono contento di essere andato anche all'estero, insomma. L'essere italiano, soprattutto quando si è all'estero, diciamo, finché si rimane in Europa è molto più semplice avere i propri supplier, farsi seguire, consigliarli, mentre più ci si allontana più è difficile, diciamo, la prima motivazione è la motivazione logistica. E poi ci si accorge come in paesi che noi, come la Cina, quando vediamo gli edifici di Beijing, quando vediamo i progetti incredibili di Dubai, come poi tutte le nostre idee si frantumino in un imbianchino che non sa posare il materiale o che semplicemente non ce l'ha o ha un prodotto che non è stato istruito a dover utilizzare. Quindi è un grosso limite che quando si riesce ad utilizzare un proprio fornitore, una propria azienda, aiuta a concretizzare, a realizzare le nostre idee. Diversamente le idee vanno filtrate in base a chi poi effettivamente li realizzerà.